Io vedo che il prof Franco Berrino lo vedo già collegato. Buonasera. Non ti sentiamo, prova a disattivare l'audio. Ecco. Eccoci, adesso mi senti? Ciao Francesco. Ciao Franco, come stai? Me la cavo, grazie. Bene, Abbastanza dai. bene. È un piacere rivederti. Come mai in un evento che parla principalmente di agricoltura ed ecologia abbiamo un medico? Penso che ce lo puoi dire direttamente tu, senza che io stia a presentare, in quanto sì, abbiamo insieme entrambi la sensazione che la salute provenga molto dalla terra. Ti lascio la parola, Franco. Grazie Francesco. Sì, effettivamente la salute viene dalla terra. Senti, io ho preparato una lezione noiosissima con diapositive, spero che vada bene per tutti. E se vi stufate me lo dite, che cambiamo. Dici sempre così, ma non è mai successo che qualcuno ti si sia stufato. Direi che Allora, possiamo succedere. provo a condividere lo schermo. E vediamo di ecco qua. Vedete bene? Ancora io non vedo la condivisione. Pronto? Ti sento, ti Arrivo. vedo, ma non vedo la condivisione. Eppure io ho fatto la condivisione dello schermo. In fondo. Vediamo un po'. Aspetta un attimo. Condividi lo schermo. E io metto nello schermo le mie diapositive. Si vede un cestino di fragole, mirtilli e more? No. No. È bel problema. Adesso proviamo a vedere se riesce a fare qualcosa la regia. Oh beh, non è così importante, ma. Dovresti andare su Condividi. Sì. Poi dovresti vedere una casellina con la presentazione e cliccare su quella. Ah, ho capito. La casellina con la presentazione c'è, sì. Clicco lì. E Ok. No, tieni premuto CTRL per selezionare più e poi dovrebbe esserci dopo, una volta che l'hai aperta, finestre. basso a destra. Sì, c'è la mia casellina con la presentazione. Stia partendo qualcosa. Ecco, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Adesso si vede, eh? Va bene, allora così. Vediamo se si fa schermo. Ecco. Ma ho messo questo cestino perché volevo ricordarvi che siamo in primavera e fra un po' ci sarà una grande ricchezza di piccoli frutti che sono molto importanti per la nostra salute. E non dimentichiamocene, i piccoli frutti sono veramente ricchissimi. Qua c'è un problemino, aspetta che magari posso. Allora, il mio problema è che la mia foto copre in parte le diapositive, o si riescono a vedere. Pronto? Io Franco vedevo correttamente. Vedi correttamente? Perfetto, allora. Sì, se rimetti a schermo intero. Lo rimetto a schermo intero, va bene. Allora, che è saggio della nostra associazione, la grande, e mangiamo i cibi e non le industriali dei cibi. E mangiamo prevalentemente vegetale.
Michael Pollan, mangiamo i cibi che vengono dalle piante e non i cibi che vengono dagli mangiamo biologico e biodinamico e mangiamo tutta la varietà di frutta che ci offrono le stagioni. Nei nostri grandi studi prospettici, nel nostro studio EPIC, in cui seguiamo 500.000 persone reclutate all'inizio degli anni 90, siamo andati a vedere il rischio di ammalarsi, in particolare di cancro dell'esofago, in funzione del consumo di verdure. Effettivamente, se mangiamo tante verdure, ci ammaliamo meno. Ma a parità di tabacco e a parità di quantità di verdure consumate, la varietà delle verdure consumate conferisce un'ulteriore significativa protezione. E sapete, nei nostri questionari non è che potessimo esaminare molto bene la varietà, c'erano, si chiedeva con quale frequenza mangi insalate, non le insalate, con quale frequenza cavoli e non il cavolo verza, cavolo cuccio, cavolo navone, cavolo rapa, cavolo riccio, cavolo nero. Cioè, quindi i questionari erano grossolani dal punto di vista, eppure riuscivano una protezione da varietà delle verdure. Perché le verdure sono ricche di sostanze che noi. Sono migliaia di sostanze diverse che hanno degli effetti biologici. E allora dobbiamo approfittarne. E adesso sta iniziando una varietà meravigliosa delle erbe selvatiche. L'uomo ha sempre mangiato le erbe selvatiche. Io ieri mi sono fatto un risotto alle ortiche con il riso integrale. Ma che meraviglia che è venuto questo risotto. Adesso ho ancora un po' di ortiche, mi farò una frittata di ceci, una cecina alle ortiche. Ci sarà la e poi in un ruscello vicino alla casa di campagna vado a trovare il cresce, che ormai non si trova più sui mercati proprio, no? Non gliene frega niente a nessuno del crescione, ma è una meravigliosa. Poi ci sarà la corellaccia ad erba porcellana, e quando vado a passeggiare in montagna trovo il farinaccio, lo si trova soprattutto vicino alle baite, dove c'era il letamaio. E poi c'è la bistorta. E questa è la borsa del pastore. E queste sono le erbe che conosco, ma ce ne sono tantissime altre che io non conosco e che i nostri nonni conoscevano. E poi non bisogna dimenticare le erbe aromatiche. Si è talmente ridotta la del cibo, no? Semplicemente perché l'industria alimentare, l'industria, l'agricoltura industriale produce solo rendono di più le varietà che rendono di più sul campo. E allora abbiamo pensato nella Grande Via di promuovere una varietà attraverso delle erbe officinali. Le erbe officinali sono ricchissime di sostanze per la nostra salute, naturalmente si mangiano in piccolissima quantità, ma sono sufficienti piccole quantità di queste sostanze per poter essere un beneficio per la nostra salute. E allora abbiamo fatto delle preparazioni di alcune tisane, di una composizione di particolare, proprio così, di puntare a delle sostanze che ci servono per la pandemia metabolica. Sapete, questa pandemia che è in corso, la pandemia del COVID, è in realtà una sindemia. Franco, scusa, ti interrompo un attimo. Prego. Abbiamo dei problemi, nel senso che non ti sentiamo bene, ti sentiamo un po' a scatti. Hanno provato a attivarti il video per prendere meno banda, ma in ogni caso si sente assente. Si sente molto male. Ah, che peccato. E cosa posso fare io però?
Ecco, questa è la cosa più difficile. Non so se hai un ripetitore Wi-Fi, se hai modo di avvicinarti al ripetitore, perché sicuramente questo. Avvicinarmi al ripetitore, ci provo allora, eh. Aspetta che stacco la spina di qua. Più vicino al ripetitore. Esatto. Vediamo se ce la facciamo. Aspetta, che devo prendere il mio cuscino, se no non ce la faccio. Strano, perché normalmente funziona bene, diciamo. Guarda, in questo momento sembra che già ti sentiamo meglio. Adesso proviamo anche a riattivare il video. Sì, proviamo. Vediamo che cosa succede. Adesso mi sono proprio seduto qui in terra vicino al ripetitore. Sembra molto meglio. Perfetto. Allora, vi stavo dicendo che questa pandemia in realtà è una sindemia, nel senso che la pandemia di una malattia infettiva virale che è associata, che è insorta su una pandemia metabolica, nel senso che chi è che si è ammalato gravemente? Fondamentalmente si sono ammalate gravemente le persone obese, le persone diabetiche, le persone cardiopatiche, le persone broncopatiche. E allora ci sono nelle erbe officinali delle sostanze che sono proprio utili per migliorare il nostro metabolismo. Abbiamo fatto queste due composizioni, la salvia, melissa, origano, maggiorana, santoreggia, issopo, per l'obesità, il diabete, le malattie di cuore. E poi anche abbiamo fatto una composizione di salvia, rosmarino, melissa e menta che servono proprio per le malattie neurodegenerative. Sono classicamente note per aiutare la memoria. E siccome noi vecchi diventiamo sempre più rincoglioniti, e allora ci faremo delle tisane meravigliose di salvia, rosmarino, melissa e con naturalmente delle erbe di provenienza biodinamica. Ma vediamo invece il danno del cibo industriale, il danno dei cosiddetti cibi ultralavorati, che nel Nord America già rappresentano mediamente il 60% delle calorie consumate. In Europa c'è una variabilità tra un paese e l'altro, tra il 20 e il 50%. Sono i cibi pronti, sono i cibi anche spesso molto economici, molto ipercalorici, molto ricchi di sale, di zucchero, di grassi, queste cose che l'industria mette per cercare di catturare la nostra velocità con molti additivi, senza componenti integrali, cioè sono cibi raffinati, molto pubblicizzati. Ebbene, ormai sono stati fatti. Sono gli studi degli ultimi 6-7 anni. E questa è una meta-analisi, cioè un'analisi dell'insieme degli studi fatti, che stima che chi ha un consumo frequente di questi cibi ha un rischio aumentato, quasi raddoppiato, di avere la sindrome metabolica, un rischio aumentato del 50% di avere un'obesità addominale, un rischio del 30% di morire a parità di altri fattori di mortalità, un rischio del 40% di asma, un rischio di depressione. E c'è uno studio in particolare, quello che ha indicato NNS, il Nutrinet Santé, un bellissimo studio che si sta facendo in Francia, chi parla francese può iscriversi, è uno studio in cui hanno reclutato oltre 100.000 persone attraverso il web. Queste persone periodicamente compilano un diario di quello che hanno mangiato nella giornata, specificando la marca del prodotto, specificando se è biologico oppure no, e loro hanno trovato che effettivamente chi ha un'alimentazione ricca di questo cibo industriale si ammala di più di cancro, il 23% in più,
diabete, il 15%, per ogni aumento del 10% delle calorie consumate mediante cibo industriale, aumenta il diabete del 15%. E aumentano le malattie cardiovascolari. Questo, per esempio, questi grafici mostrano come aumenta l'incidenza dei tumori, diversamente nei quattro quarti della popolazione, hanno diviso la popolazione in quattro, e il quartile superiore ha un rischio di ammalarsi, che si trova nel 25% della popolazione che mangia più cibi lavorati, ultralavorati industrialmente, ha un rischio di cancro del 23% superiore. Significativo per i tumori del colon retto, significativo per i tumori della mammella dopo la menopausa, che sono i tumori più frequenti, quindi più facile che risulti significativo. Non c'è un aumento per i tumori della prostata, però c'è un aumento complessivo del 23% di cancro per chi consuma frequentemente il cibo industriale. Questo è l'andamento delle malattie cardiovascolari, sia l'infarto nella parte sopra, sia l'ictus cerebrale aumentano con il consumo di questi alimenti. E cosa sono questi alimenti? Qui vi ho fatto una diapositiva in cui ho elencato tutti quelli che loro hanno considerato. Sono bocconcini di carne o pesce, salsicce, hot dog, hamburger, insaccati, salumi, carne in scatola, piatti pronti surgelati, snack dolci, salati, gelati industriali, cioccolati, caramelle, pani, panini confezionati, margarine, pasticceria industriale, i cereali per la colazione. I cereali per la colazione sono delle porcherie mediamente, quelli già pronti, quelli con lo zucchero dentro, se no va benissimo mangiare i cereali per colazione. Barrette energetiche, bevande energetiche, bevande dolci, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è uno studio americano. E questo studio, questa indagine periodica che fanno negli Stati Uniti, il NANES si chiama, National Health and Nutrition Examination Survey, dove indagano su un campione della popolazione su quello che mangia, lo seguono nel tempo e vedono, si vede che la mortalità totale aumenta del 30%. Nel 25% delle persone che hanno un rischio, che hanno un'alimentazione ricca di cibi, più ricca di cibi ultraprocessati. La parità di età, di sesso, di etnia, di calorie totali, di indici di massa corporea, di scolarità, di reddito, di tabacco, di alcol, attività fisica, così via. La parità di tutti i fattori che influenzano la mortalità, chi mangia questo tipo di cibo industriale aumenta la mortalità del 30%. E questa è la mortalità cardiovascolare. Coloro trovano un aumento dell'infarto, la linea sopra, non trovano l'aumento dell'ictus che viene invece trovato dallo studio francese. E questi sono i principali, il contributo al consumo calorico dei cibi ultralavorati. Guardate l'importanza dei cereali. I cereali per la colazione sono questi cereali trattati e l'importanza delle bevande zuccherate. E poi delle salse, delle carni conservate, degli snack e così via. C'è anche uno studio italiano, sono i colleghi dello studio Molisani, uno studio che si fa su 20.000 persone nel Molise. Anche qui allora hanno confrontato il rischio di morte in funzione dei cibi ultralavorati, hanno confrontato il quartile che ne consuma di più, che è solo il 15% delle calorie totali, e in Italia, nel Molise, se ne mangia meno di cibi industriali, rispetto al quartile che ne consuma di meno, che ne consuma meno del 6%. Ebbene, la mortalità totale è aumentata del 26% nel quartile superiore. La mortalità cardiovascolare è aumentata del 58%. È drammatico.
mangiamo i cibi e non le trasformazioni industriali dei cibi. L'obesità, questo è uno studio fatto in Canada, dove anche il consumo di questi cibi lavorati dall'industria è altissimo, vedete, per un quinto della popolazione addirittura, qui è divisa in quintili, addirittura il 76% delle calorie vengono da questi cibi. E il rischio di obesità aumenta linearmente in funzione del consumo di questi cibi. Sapete, l'obesità è legata a, se sappiamo benissimo quali sono i cibi che fanno aumentare il rischio di diventare obesi. Questa è un'analisi congiunta delle tre coorti, dei tre grandi studi dell'Università di Harvard sui lavoratori della sanità, maschi e femmine, vedete i tre colori, forse voi non riuscite a leggere, ma i cibi che più contribuiscono a far aumentare di peso sono le patatine, seguite dalle patate, seguite dalle carni lavorate, seguite dalle bevande zuccherate, seguite dalle carni rosse non lavorate, dal burro, dai dolciumi, dalle farine raffinate, mentre quello che aiuta a non ingrassare sono le verdure, sono i legumi, sono i cereali integrali, sono le noci, nocciole, mandorle, sono molto caloriche e non fanno ingrassare, anzi aiutano a non ingrassare. E hanno trovato anche lo yogurt. E loro dicevano, ma dello yogurt non fidatevi perché non erano le nostre ipotesi a priori, però altri studi poi hanno confermato che anche lo yogurt contribuisce all'obesità. E sono soprattutto i cibi ultralavorati dall'industria. Un altro grande, importantissimo risultato dello studio francese Nutrinet Santé è che loro per 16 categorie di alimenti, per la carne, per il formaggio, per le verdure, per la frutta, per le bevande, per il vino, per questo, chiedevano di specificare se lo consumavano biologico oppure no. Ebbene, anche qua hanno diviso la popolazione in quattro gruppi. Il 25% della popolazione che mangia più frequentemente cibo biologico ha un rischio di malarsi di cancro che è 0,75, cioè 25% inferiore rispetto a chi non mangia mai biologico. Il primo studio che ha trovato così chiaramente questa associazione, ma è molto convincente. Sapete perché? Perché di tutti i tumori, quello per cui c'è la più forte protezione, addirittura una protezione del 75% in meno sono i linfomi non Hodgkin, che sono i tumori che aumentano di più nei contadini. Avete sentito, no, quando la Bayer ha incorporato la Monsanto, ha destinato una cifra dell'ordine di un quarto della cifra totale per cercare di tacitare le cause che i contadini che si sono ammalati di linfomi perché usavano il glifosato, e quindi nonostante l'evidenza e nonostante il fatto che loro lo riconoscano, infatti li paghino questi contadini, continuano a promuovere questo maledetto diserbante. Dobbiamo mangiare biologico. Che sia certificato o no, non me ne frega niente, deve essere un prodotto agricolo che non è avvelenato dai veleni dell'agricoltura. Ma fra gli alimenti ultralavorati dall'industria, su cui abbiamo risultati proprio negli ultimi 2 anni sono usciti questi tre studi. Uno è lo studio francese di cui parlavamo, Santé, e 100.000 persone francesi, che mostra che consumare bevande zuccherate, consumi bevande zuccherate ogni 100 millilitri al giorno, cioè mezzo bicchiere di bevande zuccherate, aumenta il rischio di cancro del 18%.
le coorti di Harvard hanno trovato un 16% in più per due porzioni al giorno, per due o più porzioni al giorno. Nel nostro studio EPIC, invece, non abbiamo trovato il rischio di cancro. Abbiamo trovato però anche noi un rischio elevato di mortalità. Vedete, nelle coorti di Harvard, la mortalità totale per bevande zuccherate per due bicchieri al giorno o più di bevande zuccherate, la mortalità aumenta del 21%. La mortalità aumenta ancora di più per le bevande artificiali, per le bevande zero, quelle dolcificate con l'aspartame o con la stevia. E anche noi, nello studio EPIC, troviamo un aumento di mortalità per bevande zuccherate del 10%, ma per le bevande dolcificate artificialmente troviamo un aumento di mortalità del 26%. Complessivamente, mettendole tutte assieme, un aumento di mortalità del 17%. Qui c'è un altro studio che co sta cominciando a produrre adesso soltanto, la UK Biobank, sono 500.000 persone in Inghilterra, dove trovano che due bicchieri al giorno di bevande zuccherate aumentano la mortalità dell'84%. E loro trovano che le zuccherate sono peggio delle artificiali, che però aumentano comunque del 44%. Dobbiamo stare lontani, tenere lontani i nostri bambini da queste porcherie. Questo è il nostro studio, eh. Proprio questo aumento, vedete, la mortalità totale aumenta del 17%, la mortalità cardiovascolare aumenta del 30%. Queste sono le coorti di Harvard, per ogni bicchiere al giorno di bevande zuccherate la mortalità cardiovascolare aumenta del 10%, ogni bicchiere 10% in più. A parità di età, di sesso, di tabacco, di alcol, di esercizio fisico, di indice di massa corporea, di familiarità per cancro, infarto, per ipertensioni, per colesterolemia, insomma, a parità di tanti fattori che influenzano la mortalità cardiovascolare, ogni bicchiere al giorno 10% in più. E questo è lo studio sempre di queste indagini nazionali negli Stati Uniti che mostra come il consumo di zucchero aumenta la mortalità cardiovascolare. Questo è uno studio sul cancro della prostata. Chi beve più bevande zuccherate aumenta fino al 20% in più il rischio di ammalarsi di cancro della prostata. E ci sono i linfomi, sono le coorti di Harvard, trovano il rischio solo nelle donne e non negli uomini in questo studio. Così il rischio di recidiva per chi ha avuto un tumore del colon in funzione del consumo di bevande zuccherate. Vedete, soprattutto nelle persone sovrappeso, il rischio è doppio. Due bicchieri al giorno significa un rischio doppio di avere delle recidive per chi ha avuto un tumore al colon. Queste sono le recidive per i tumori delle prime vie aeree digestive, della bocca, della gola, della laringe, della faringe. Pensate che la American Heart Association, la potentissima associazione dei cardiologi americani, ha esaminato tutti gli studi sui danni che lo zucchero fa nei bambini e ha concluso con queste raccomandazioni: che non si dia ai bambini lo zucchero nei primi 2 anni di vita, non devono neanche assaggiare lo zucchero. E che i bambini e adolescenti non consumino più di una lattina di bevande zuccherate alla settimana, hanno detto loro. E più di 5-6 cucchiaini al giorno, incluso però lo zucchero già presente nei cibi. È drammatico. Lo zucchero ha un effetto, ha una serie. Sapete, negli anni 70-80 l'industria dello zucchero pagava i nutrizionisti delle università, anche dell'Università di Harvard, lo studio è stato fatto negli archivi dell'Università di Harvard, perché parlassero male dei grassi e non parlassero male dello zucchero per quanto riguarda il danno, il rischio cardiovascolare.
Invece oggi è molto chiaro che il consumo di zucchero è associato all'aumento della pressione, dei trigliceridi, del colesterolo, indipendentemente dalle calorie totali. Lo zucchero è associato anche a una diminuzione delle nostre difese immunitarie. Abbiamo un maggior rischio di infezioni. Ci sono studi sulle gengiviti, sull'Helicobacter pylori, su infezioni intestinali da Escherichia coli, su infezioni urinarie, su infezioni respiratorie, sulla bronchite cronica. Scusate, è una brutta diapositiva perché è uno studio che è appena uscito, che ho preso brutalmente l'immagine. E questo è uno studio su 158 paesi in cui si sa qual è il consumo medio pro capite di tutta una serie di alimenti. E questi ricercatori sono andati a studiare la mortalità per Covid in funzione del consumo medio di alimenti della popolazione di questi 158 paesi. Hanno trovato due cose molto significative. La mortalità per Covid aumenta linearmente, e qui è questa immagine qua, chissà se riesco con il mouse a indicarvela, questa qui, aumenta linearmente il consumo di bevande zuccherate. È l'associazione più significativa che hanno trovato. Trovano anche una relazione col consumo di carni rosse, con il consumo di succhi di frutta. Capite, nello studio francese che hanno esaminato le bevande zuccherate in rapporto al cancro, trovano che le bevande zuccherate sono associate al cancro, ma anche i succhi di frutta non zuccherati sono associati al cancro. Mangiamo la frutta. Se vogliamo fare un succo, ce lo facciamo in casa. Non mangiamo i succhi di frutta industriali. I succhi di frutta industriali, sapete, sono generalmente prodotti sulla base di succo concentrato che viene diluito. Ci sono delle navi piene di succo d'arancio concentrato che arrivano in Europa dal Brasile per l'industria alimentare che diluisce poi questi succhi per fare questi Tetra Pak di succhi di frutta concentrata. Bene, se le bevande zuccherate aumentavano il rischio del 18% per ogni 100 grammi, nello studio francese, i succhi di frutta non zuccherati aumentavano il rischio del 12%. Invece ci vede una protezione. Si vede la protezione è significativa per i legumi. C'è una protezione anche da verdure, ma non è statisticamente significativa. Le due cose che sono fortemente significative sono il rischio da bevande zuccherate e la protezione da legumi. E qui è bene fare un breve commento per dire che in tutte queste istruzioni che ci sono state date per proteggerci dal Covid, sono mancate alcune istruzioni importanti che sono quelle di potenziare il nostro sistema immunitario. Sapete, gli studi epidemiologici sono coerenti nel mostrare che chi ha un'alimentazione ricca di fibre vegetali muore meno di diabete, muore meno di infarto, muore meno di cancro, muore meno di tante patologie, di malattie dell'apparato digerente e muore meno anche di malattie infettive. Perché se l'intestino funziona bene, il sistema immunitario funziona bene. I nostri microbi dell'intestino sono quelli che fanno funzionare bene il sistema immunitario. E allora bisogna mangiare quello che serve a loro come cibo. Cioè bisogna mangiare le fibre vegetali, bisogna mangiare i cereali integrali, le verdure, soprattutto cereali integrali, verdure, legumi, anche frutta, ma la protezione più forte è quella dei cereali integrali. E non abbiamo sentito dare nessuna raccomandazione in questo senso. Gli stessi studi mostrano
che più carni rosse si mangiano, più si muore di diabete, di infarto, di cancro, di malattie dell'apparato respiratorio, delle malattie dell'apparato digerente e di malattie infettive. Per cui quello che ci sarebbe da fare per proteggersi dalle prossime pandemie, visto che abbiamo perso l'occasione di proteggerci da questa, e di aumentare il consumo di fibre da parte dei cereali integrali biologici e di diminuire il consumo di carni, in particolare di carni rosse, di salumi e carni rosse, che sono quelle che danneggiano di più la nostra fisiologia in generale e il nostro sistema immunitario. Questo studio che vi ho mostrato, qui del 158 paesi, non è una prova sicura, nel senso che ci possono essere tante differenze tra questi paesi, e là dove si mangia, dove si bevono più bevande zuccherate, possono esserci anche altre caratteristiche che possono anche influenzare il rischio di ammalarsi di Covid. Però è molto coerente con quello che già si sapeva. Si sapeva che lo zucchero diminuisce le nostre difese immunitarie. Terminerei con qualche osservazione per ricordare sempre, no, il codice europeo contro il cancro. Il codice europeo contro il cancro raccomanda di mantenerci snelli, di non mettere su pancia. Quindi appena vi accorgete che state mettendo sulla pancia, che aumenta la circonferenza vita, chiedetevi cosa state facendo. Chiedetevi se fate abbastanza attività fisica, chiedete che cosa state mangiando, chiedetevi se non state per esempio mangiando troppe proteine. Sapete che più proteine si mangiano, più si ingrassa. Poi ci sono anche le diete iperproteiche per far dimagrire, ma sono talmente ricche di proteine che ti fanno dimagrire perché ti intossicano. Più proteine si mangia, e i nostri bambini mangiano 2 o 3 volte le proteine di cui hanno bisogno. Soprattutto proteine animali, poi. Di fare quotidianamente esercizio fisico. Una volta, credo all'inizio del secolo scorso, c'era il 50% della popolazione italiana che lavorava la terra. Oggi credo che siamo sul 4%. Sono stati fatti i progressi meravigliosi dell'industria per ridurre il lavoro manuale. Ma per cui siamo costretti oggi ad andare in palestra per fare quella fatica che una volta facevamo lavorando la terra. Consumate abbondantemente cereali integrali, legumi, verdure. E questa è, se ci pensate bene, è quello che mangiavano i contadini calabresi, siciliani, pugliesi, prima della rivoluzione industriale nel campo dell'alimentazione. È la dieta mediterranea tradizionale. Ed è anche la dieta macrobiotica, i cereali integrali come base dell'alimentazione. Limitare i cibi ricchi di zucchero e grassi, diceva. Guardate che queste raccomandazioni sono del 2014, sono ben prima che venissero fuori gli studi sulle carni, sui cibi ultralavorati dell'industria. Già c'era un'indicazione di limitarli, questi cibi. E c'era già la raccomandazione di evitare le bevande zuccherate, anche se non c'erano ancora gli studi sul rapporto fra bevande zuccherate e cancro. Perché si sapeva che le bevande zuccherate aumentano, sono un fattore importante di obesità, e l'obesità è un fattore importante di cancro. E poi diceva evitate le carni conservate, le carni lavorate. E lì c'era già chiaramente l'indicazione che causano i tumori dello stomaco, dell'intestino, soprattutto, ma anche i tumori della mammella. Limitare le carni rosse, limitare i cibi ricchi di sale, forse non si vede, limitare anche il consumo di alcol. È una piccola carrellata delle meta-analisi. Vedete, queste curve che mostro sono quanto si riduce la mortalità all'aumentare del consumo di cereali integrali. Quanto si riduce la mortalità
all'aumentare del consumo di frutta e verdura, fino a cinque, le famose cinque porzioni al giorno, che si raccomandava così genericamente per un po' di buon senso di mangiare cinque porzioni al giorno di verdura e o frutta, ma effettivamente, mettendo assieme tutti gli studi, si trova che cinque porzioni sono l'ideale. Puoi mangiarne di più, ma non è che ti protegga di più mangiarne di più. Noci, nocciole, mandorle riducono la mortalità. La carne rossa aumenta la mortalità. Ne mangi. La carne lavorata aumenta la mortalità. Niente, queste sono le raccomandazioni. Le fibre riducono la mortalità. E allora, come vedete, c'è un forte legame fra rispettare la terra, non avvelenare la terra, e consumare quello che la terra produce e che non sia trasformato dall'industria alimentare. Non mangiamo i cibi industriali. Andiamo nel negozio biologico, compriamo i cereali, i legumi, la verdura, la frutta, compriamo i semi, compriamo le farine anche, compriamo i cibi da cucinare. E non ha avuto tanto successo perché ci propone dei cibi che non è necessario cucinare, che sono pronti. Invece dobbiamo tornare a cucinare i nostri cibi. E la gente mi dice che non ha tempo di cucinare, perché la società si è evoluta in modo tale che oggi non c'è più tempo per niente. E io vi dico invece che avete tempo per cucinare. Basta smettere di guardare i cuochi che cucinano in televisione, basta riorganizzarsi. Non ci vuole tanto tempo per cucinare, ci vuole un po' di organizzazione. E poi magari la domenica, quando avete tempo, potete fare dei piatti lavorati. Ma si può. E quindi riscopriamo quello che ci dà la terra. E poi facciamo un po' di pubblicità a progresso, adesso che ci riaprono, venite a fare i corsi di cucina per imparare a cucinare i cereali integrali, i legumi, le verdure, le erbe aromatiche, cucinare la frutta per fare i dolci, per esempio. Senza zucchero, e per rimparare, perché l'uomo sapeva benissimo cucinare queste cose qua, ma ha perso questa saggezza. Abbiamo perso tante cose nel corso dell'ultimo secolo. Io racconto sempre che mia nonna era una famiglia molto povera, mio nonno era di Parma, era sapete quei comunisti emiliani, aveva due baffi, no? Tipo quelli di Peppone, e faceva il fabbro, era un bravissimo fabbro, però durante il fascismo non gli davano lavoro, non gli permettevano di lavorare, boicottavano quelli che gli davano lavoro, e quindi la famiglia era molto povera, cioè aveva sei figli, e la nonna riusciva sempre a mettere la minestra in tavola con le erbe selvatiche. E poi aveva le galline. Allora riscopriamo la varietà. La varietà che è stata così gravemente compromessa da un'agricoltura scriteriata, aggressiva,
velenosa. E scopriamo la varietà dei cibi biologici. E incoraggiamo anche i contadini a produrre cose che magari non sono così redditizie quantitativamente, ma che sono buone e che fanno bene. E adesso è già quasi un po' tardi per andare ad accogliere il tarassaco, perché è già un po' legnoso, devi andare su un po' in montagna per avere le radichette del tarassaco che siano ancora tenere. Sapete, del tarassaco bisogna mangiare la radice anche, perché è ricchissima di inulina. L'inulina sono quei polimeri del fruttosio, si chiamano FOS, fruttooligosaccaride. L'inulina è l'alimento per i nostri bifidobatteri. Veramente è una pacchia per questi microbi buoni dell'intestino. È interessante, perché la natura ha previsto il tarassaco in primavera, che è ricchissimo di inulina, e ha previsto il topinambur in autunno. Anche il topinambur è ricchissimo di inulina. Va bene, io se ci sono domande risponderei alle domande, adesso non so nemmeno quanto tempo ho impiegato. Sì, abbiamo ancora 10 minuti per rispondere alle domande. Allora, un argomento, hai parlato molto di zucchero, che è un argomento fra l'altro che conosco molto bene perché sono nato in una famiglia che allora era macrobiotica e il primo libro che ha pubblicato la macroedizione è stato Sugar Blues, Mal di Sugar Zucchero. Blues. Qualcosa se ne parlava 30 anni fa, purtroppo ancora deve molto È entrare. interessante, si sapeva già. Adesso ci sono degli studi, ma di una potenza, di una sicurezza, di una coerenza di risultati che sono. Vabbè, comunque, proprio su questo argomento abbiamo ricevuto molte domande. In particolare sui surrogati, nel senso che chiedevano cosa ne pensi della stevia, del miele. Io ricordo al tempo usavamo tantissimo il malto, se puoi dire qualcosa su questo. Ah, sì, il malto è molto usato nella macrobiotica ed è meglio dello zucchero perché non ha il fruttosio. Sapete, lo zucchero è una molecola fatta da una molecola di glucosio e una molecola di fruttosio assieme. Tutti e due hanno dei problemi. Il glucosio fa alzare molto la glicemia, e alzare molto la glicemia fa alzare l'insulina. L'insulina stimola la produzione di fattori di crescita, di ormoni sessuali, eccetera, no? E questo è uno dei meccanismi del cancro. Il fruttosio, non dolcificate mai con il fruttosio, perché il fruttosio ostacola il funzionamento dell'insulina. Per cui i diabetici in particolare che non usino il fruttosio per dolcificare. E sapete, ci sono i dolci per diabetici sono dolcificati con il fruttosio. E il malto contiene maltosi e maltodestrine, quindi ha un indice glicemico molto alto, fa aumentare la glicemia, ma non ha il fruttosio. Quindi se usate il malto, usatelo sempre con un grasso buono. C'era una ditta che aveva fatto questo prodotto, il malto nocciola, era uno sballo, però il grasso della nocciola, perché i grassi rallentano la velocità di assorbimento del glucosio. Così anche se usate il miele contiene glucosio, fruttosio, però anche come la frutta ha il contravveleno del fruttosio, che è la vitamina C e molti polifenoli. Però anche se usate il miele, usatelo sempre con un grasso. A me ogni tanto mi regalano dei mieli meravigliosi da persone, da apicoltori che sono veramente delle persone bellissime. E allora io lo mangio, prendo un cucchiaino di miele, 2 o 3 cucchiaini di tahini e mi faccio il miele tahin su una fetta di pane integrale, così questo grasso del sesamo mi rallenta la velocità di assorbimento di glucosio del miele. La stevia è problematica,
è stata molto pubblicizzata ultimamente, ma anche da tempo in realtà, ma proprio perché ha questa caratteristica di essere naturale, no? Ma la stevia come l'aspartame è circa 200 volte più dolce dello zucchero. Il problema con queste sostanze è che noi sentiamo il gusto dolce anche nell'intestino. Proprio sentiamo il gusto, l'intensità del gusto. E quando l'intestino riceve una sostanza così dolce come la stevia, apre le porte per assorbire il glucosio. Quindi se mettete una fogliolina di stevia nella vostra tisana, no, non può aumentare la glicemia perché non c'è zucchero lì dentro. Ma se mangiate anche un biscottino, vi salirà la glicemia di più che se ci avesse messo lo zucchero. Per cui stiamo lontani. È interessante, no? Perché nei nostri studi si vede che chi beve bevande zero, che sono le bevande verdi dolcificate con la stevia e le bevande nere dolcificate con l'aspartame, che chi beve le bevande zero si ammala di più di diabete. E quando abbiamo osservato questa cosa la prima volta sembrava strano, non si capiva perché, non c'è zucchero lì dentro. Ma il meccanismo è questo. È una cosa molto ben studiata dai veterinari, sapete. Per svezzare rapidamente i maialini dalla scrofa, in modo che la scrofa possa rimanere di nuovo gravida in fretta, ma se li svezzi troppo presto muoiono i maialini. E allora, per poter assumere il cibo solido, gli danno l'aspartame, perché l'aspartame gli permette di assorbire sufficientemente glucosio per crescere e per sopravvivere. No, stiamo lontani dalla stevia. E poi non so cos'era stato chiesto, forse. No, in generale, quali possono essere i surrogati dello zucchero? Ma oggi c'è uno zucchero che va per la maggiore, si chiama eritritolo. Eritritolo che è uno zucchero, anche questo è un dolcificante sintetico, però non è così intensamente dolce. Però siate prudenti, stiamo lontano dalle cose non naturali. Ci sono alcuni studi che fanno sospettare che l'eritritolo abbia qualcosa a che fare con i tumori cerebrali. Ma ci sono solo dei sospetti, ma non. No, possiamo fare dei buonissimi dolci usando la frutta per dolcificare. Si fanno dei dolci un po' meno dolci di quelli che ci propone la pasticceria industriale, ma sono buonissimi. Venite a fare i corsi di dolci. In tanti ci chiedono cosa ne pensi del kefir, nel senso che abbiamo parlato di yogurt durante la presentazione, il kefir fatto con acqua. Ma ne penso molto bene, ne penso molto bene come penso bene degli alimenti fermentati in generale. È utile assumere un po' di microbi. Oggi no, lo yogurt è l'unico alimento fermentato che rimane nella nostra alimentazione. Il kefir è molto meglio perché è molto più ricco di una varietà di microbi. Il kefir d'acqua. Cioè che di fatto è kefir di zucchero, kefir di frutta, state attenti che non deve essere dolce, deve essere un vinello acido, perché altrimenti mangiate zucchero. Quindi se fate kefir d'acqua, fatelo bene in modo che non rimanga dolce, ma che rimanga acido, come deve essere il kefir. E va bene anche il kefir fatto con il latte, io ogni tanto lo faccio con il latte di capra, perché non mi fido del latte di vacca, nemmeno delle vacche biologiche. E poi lo faccio per un periodo, poi smetto, ma perché non c'è bisogno di mangiare. Il problema del kefir è che produce talmente tanto che non sai come fare a smaltirlo. Anche se lo facevo in bottiglioni piccoli, ma comunque tutti i giorni avevo kefir, tutti i giorni, invece no, bisogna variare. Ogni tanto però va bene prendere il kefir.
Ok, un'ultima domanda, provo sempre a raccoglierne tante insieme perché sennò diventa. Bravo, certo. È sui cereali. Tu consigli tantissimo il consumo di cereali, anche se specifici, sempre integrali. Su questo argomento chiaramente c'è un dibattito enorme in questo momento, no? Dalla dieta chetogenica a tutti i problemi legati alle intolleranze, le celiachie e così via. Quindi in tanti dicono: ma come dovremmo cibarci di cereali con tutti i problemi che ci portano? Ma sai, la dieta chetogenica è una dieta estremamente interessante, io la prescrivo in determinati casi proprio perché quando c'è da ridurre drammaticamente la glicemia, la prescrivo in casi di cancro. Tradizionalmente i neurologi la prescrivevano per l'epilessia, perché mangiando, però prescrivo una dieta chetogenica vegetale, non una dieta di carni, formaggi e salumi. Dieta chetogenica vegetale è interessante, si possono fare, ma serve per condizioni patologiche, non per la normale vita dell'uomo. Certamente i cereali, il grano ha un problema, ha il problema del glutine, no? Perché il glutine è una proteina barda, nel senso che è un grande interesse per l'industria avere tanto glutine, perché allora lavori, no? Fai un pane soffice, fai delle cose molto soffici, ma non è un interesse per la nostra salute, perché il glutine è una proteina difficile da digerire. E poi è anche una proteina abbastanza scarsa, no? Nel senso che è molto povera di amminoacidi, importante come la lisina, per quello si dice sempre di mangiare i cereali assieme ai legumi. Ma allora, se il glutine non viene ben digerito, questi pezzi di proteina del glutine non digeriti infiammano l'intestino. E se infiammano l'intestino, causano una iperpermeabilità dell'intestino. Quindi il glutine è associato alle malattie autoimmuni, perché quando assorbiamo delle cose che non dovremmo assorbire, gli anticorpi contro queste cose, il modello della celiachia. Allora, il grano più preoccupante è il grano che è stato selezionato come molto ricco di glutine. Sono i cosiddetti grani moderni, grani che sono sorti. Che si usano negli ultimi 50, si coltivano soprattutto negli ultimi 50 anni. I grani che si coltivavano all'inizio del secolo, tanto per intenderci, no? E il senatore Cappelli, che era un ottimo grano duro, è stato irradiato e sono riusciti a trovare dei grani più ricchi di glutine, ma più ricchi di un glutine che aumenta di più l'infiammazione. Il senatore Cappelli, anche quello, aumenta un po' l'infiammazione, questo, però molto meno. Io, per non saperne leggere né scrivere, quando mi compro il grano da cucinare o da macinare, mi compro il monococco. Perché il monococco, che è il grano più antico che c'è, ha un glutine digeribile al 100%. Teoricamente potrebbe anche essere mangiato da un celiaco che ha un intestino che funziona bene. E questo per quanto riguarda il glutine. Ma per gli altri cereali non ci sono dei problemi. Oggi è venuta tanto la storia del riso integrale che è ricco di arsenico, no? Effettivamente il riso è un cereale che assorbe di più l'arsenico dal terreno. E quindi io non mangerei un riso coltivato nelle zone nel nord del Lazio, nel sud della Toscana, dove il terreno è molto ricco di arsenico. Se avete paura dell'arsenico del riso integrale, la cosa che vi consiglio è scegliere un'acqua senza arsenico. La principale fonte di arsenico nella nostra alimentazione è l'acqua. Quindi io qualche volta, quando cucino, tanto ci vuole poca acqua per cucinare il riso, no? Si mette una tazza di riso, 2 tazze di acqua, uso un'acqua minerale che non contenga arsenico.
tanto per non far nomi, è quella che viene prodotta nelle montagne sopra Biella, che è un'acqua poverissima di arsenico. Quindi compensiamo un pochettino così. Ma va benissimo, la meraviglia dell'orzo, la meraviglia del sorgo, la meraviglia del miglio, la meraviglia di questi pseudo cereali. Adesso è diventata molto di moda la quinoa, ma non c'è bisogno di andare a prendere il cereale delle Ande, abbiamo benissimo i nostri cereali, abbiamo il grano saraceno, che è una cosa fantastica, che non è un cereale, è uno pseudo cereale. No, no, va bene. Gli studi mostrano chiaramente che più ne mangi, meno muori. Bene, direi, prof, ti ringrazio, hai ricevuto tantissimi complimenti come sempre. Qualcuno ha detto che bisognerebbe farti patrimonio mondiale dell'umanità. Patrimonio mondiale delle comunità, interessante questa cosa qui. E se volete continuare ad ascoltare le parole del prof, trovate tantissimi libri che ha scritto, o comunque l'associazione di cui è presidente, che è la Grande Via. E, fra l'altro, ha sede in realtà molto vicino a noi. L'anno scorso sono andato a trovarli a piedi, facendo una bellissima camminata, passando per il Monastero dei Monaci. Camaldolesi, e quindi spero di, insomma, di potervi ritornare a trovare anche quest'estate lì in Mausolea. A Tanti presto. buon lavoro e complimenti, Francesco. Grazie mille, buona serata, ciao.